6 novembre 1941. Seconda guerra mondiale. Il leader sovietico Iosif Stalin parla alla nazione per la seconda volta in 3 decenni di governo. Dichiara che anche se 350.000 soldati sono stati uccisi fino a quel momento dall'attacco tedesco, questi ultimi hanno perso 4.500.000 soldati, notizia che poi si dimostrerà falsa e che la vittoria è vicina.